Ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, razzini nel canale, un altro video insieme in cui dobbiamo assolutamente partire con una notizia fondamentale che arriva direttamente dall'avvocato greco, che ha dato dei consigli molto specifici ad Elkan e la società in generale con gli avvocati e Ferrero e Scanavino di andare assolutamente al TAR spiegandone le motivazioni. Poi raccontiamo anche due paroline su Savic, il nuovo prezzo che si è abbassato col fatto che lui va in scadenza il prossimo anno a giugno 2024 e altre notizie che riguardano quello che ha detto Trezeguet su Del Piero, due parole di Paganini sul City e il modello sbagliatissimo che ha concesso Ceferin a scapito della Juve e di altre società e tanto altro. Parto con saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti gli strabilianti abbonati. Allora, come vi stavo dicendo, la Juve deve difendersi, la strada migliore è il TAR, detto dall'avvocato greco. L'avvocato Vincenzo Greco, Radio Bianconera, ha parlato così del caso Juve. Patteggiamento per il secondo filone non lo vedo così possibile perché c'è la recidiva della Juve, questa storia dell'articolo 4, esercita sportiva, eccetera. Non vorrei che per avere due o tre punti in più non si tutelano i nostri diritti. Per me la strada migliore è andare davanti al TAR. Impugnare la classifica dovrebbe riconoscere il TAR un atto palesemente illegittimo, ma ora sembra molto difficile. Può esserci un risarcimento, che tanti punti in più la Juventus fa sul campo e tanto più alto può essere. Deve dare un segnale alla Juve, cosa che non ha fatto nel 2006, ma ora mi sembra che stiano facendo come allora. Anche lui è molto molto sfiduciato e in qualche modo anche arrabbiato da questo atteggiamento della Juve rinunciatario, tant'è che la tifoseria, ed è giusto che sia così, addita la colpevolezza contro Elkan e vorrebbe che comunque lui si allontanasse dalla Juventus e, come molti dicono, consentisse a un socio di minoranza di prendere una quota e a quel punto gestire la Juventus amandola, volendo il meglio per lei e investendo per un mercato lungimirante e un futuro sostenibile. Altra notizia importantissima che volevo darvi è quella che riguarda Milinkovic-Savic. Ripeto, c'è anche il Milan nell'orbita del serbo perché il prezzo adesso è abbordabile da altre squadre di Serie A. Il giocatore ha fatto capire chiaramente che non vuole andare nella United né in altre compagini all'estero, ma concentrarsi sul campionato di Serie A. Secondo quanto riferito da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, Milinkovic-Savic lascerà sicuramente la Lazio in estate ed è il profilo preferito da Pioli per rinforzare il Milan. Il club rossonero sarebbe intenzionato a fare sul serio per arrivare al serbo, però anche a livello di fatturato e di potere economico, secondo me, fanno molta più fatica di noi a fare mercato per questi pezzi grossi. Il prezzo di partenza sarà di 40 milioni di euro, ma si può scendere fino a 25-30. Sullo sfondo c'è sempre la Juventus, ovviamente, e qui ne parlo in maniera, diciamo, distaccata, perché essendo contro anti-juventini devono far pensare che noi siamo lontani, che non possiamo raggiungerle, ma sicuramente è una delle scelte di Giuntoli, che comunque ha nel mirino Cup Miners, come vi dicevo, ma come alternative Frattesi, low cost e Savic, diciamo un po' più oneroso. Poi le altre notizie fondamentali che volevo dare, ma interessantissime, sono quelle che riguardano le parole di Trezeguet, come vi ho detto, che ha dato il benvenuto già in anticipo a Del Piero, dicendo proprio che secondo lui la Juventus ha bisogno di una figura, di un'icona, di un campione senza tempo, senza precedenti, al di là di Platini e Scirea, tra l'altro che voglio ricordare con un grande tributo appunto della sua scomparsa e che appunto avrebbe fatto gli anni, e sarebbe l'uomo ideale per ricoprire l'incarico di presidente o vicepresidente in una dirigenza nuova che vedrebbe a lui Giuntoli. Addirittura si vocifera appunto che Trezeguet non a caso sia intervenuto in questa conferenza perché si stia studiando il modo per farlo arrivare dentro anche lui come dirigente nell'area tecnica, e ovviamente il sogno massimo sarebbe un top allenatore, non diciamo ancora il nome per non portare sfortuna o gufarla, però sarebbe quello che completerebbe il tassello anche di quei, diciamo, banner, di quei poster che girano nel web con Trezeguet, Del Piero, Zidane e Giuntoli in quattro insieme a comporre, diciamo, la dirigenza e in pompa magna. Quindi ecco, questo è, diciamo, quello che passa in convento. E per chiudere c'è anche un'altra grandissima frecciatina data da Di Napoli, che appunto tra virgolette esonera in maniera perentoria con una dichiarazione forte Allegri, dicendo la sua Juve è a tratti imbarazzante. Quindi vi leggo giusto le sue parole che hanno fatto molto discutere. Lui è un ex giocatore, attaccante anche del Messina, se vi ricordate, che ha detto: la Juventus cambierei molto, partirei dalla panchina ad Allegri, quello che sta facendo è qualcosa di incredibile, dopo il KO con l'Empoli non l'ho mai visto così,
vuol dire che è stata dura, 2 anni di contratto ancora, ma deve cambiare qualcosa la Juventus, perché a tratti quest'anno la Juve è stata imbarazzante. E come dargli torto da un lato, perché veramente ci sono dei momenti in cui ho pensato che Allegri non sia stato neanche mai un allenatore da squadra di mezza classifica, stando a quello che ha combinato, cioè che lui deve tutto a quello che aveva rilevato al Milan e alla Juventus. Ecco, chiudo poi con, brevemente, per non far troppo il video lungo, Paganini ha detto una cosa sacrosanta, molto spesso spara contro la Juve, non è sempre favorevole alla Juventus, però ha detto chiaramente che non è accettabile che un City, con tutti i problemi che ha creato a livello di fair play finanziario, tramite anche le famose tangenti date al proprietario, eccetera, da parte di Ceferin, ricevute da Ceferin, è in finale di Champions League. Cioè, roba che doveva essere, non dico radiata, ma esclusa dalle coppe. Vi ricordate benissimo quando Guardiola stava per scappare dalla Premier League nel 2019-20 e poi è bastato pagare la parcella, la multicina, e tutto è rimasto così. Hanno continuato a fare mercato andando oltre la percentuale di fatturato che avevano, e quindi, ripeto ragazzi, questa era una roba pietosa, pietosa, che non lascia scampo a critiche e diciamo denunce, se vogliamo, nel web. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre, prima di chiudere, iscrivetevi a Calcio World 11, il mio secondo canale, e scrivetemi anche su Facebook, Stivello Magno, aggiungetemi e io vi scriverò in privato e vi farò avere tutte le notifiche. Chi vuole essere salutato, qua nei commenti qua sotto mi scriva il nickname oppure il nome e cognome interi, io vi aggiungerò nella lista e vi metterò assolutamente nei saluti mattina, pomeriggio, sera. Per gli abbonamenti, visto che in tanti mi scrivete in privato anche su Facebook via email, per come fare, qua sotto, sotto il titolo e gli hashtag, trovate appunto tutti e 3 i benefit di ogni abbonamento, Magni di Fiducia, Magni di Plata e Magni di Diamante, e nel portale principale di Stivello Magno, che vi apparirà quando entrate nel link del canale, trovate abbonarsi vicino a iscriviti e appunto community, eccetera eccetera. Lì appunto vi creste il metodo del pagamento e poi fate voi, scegliete voi appunto il livello. Per quel che riguarda l'iscrizione al canale, visto che tanti di voi mi seguite da tanto tempo, la percentuale si è abbassata molto, però ancora in tanti mi guardano, circa un 67%, ma non è iscritto. Fate un piccolo gesto stiveloso d'amore, iscrivetevi al canale, tratta far parte ufficialmente della community. Come avete visto, rispondo a tutti, do un minuto del mio tempo a chiunque, sia in Juventino che Juventino, chi non la pensa come me, chi la pensa come me, perché è importante il dibattito, arricchisce tutti noi. Infatti molti vengono qua sotto a scrivere dei messaggi straordinari in chat, veramente encomiabili dal punto di vista appunto della grammatica, dell'esposizione, della correttezza dei contenuti, dell'approfondimento, eccetera. Quindi ve ne sono grato, vi voglio bene, ciao ragazzi!